Allora, gara sofferta, ma la Nuova Florida per la prima volta, diciamo la verità, riesce a capovolgere il risultato pur andando sotto. Era già successo in campionato, quella volta non andò bene e siamo con sicuramente due protagonisti di questa squadra, non ce ne vogliono gli altri, però c'è Contardi da una parte e Colasanti dall'altra. Due giocate, in una ti sei veramente superato, ti sei hai voluto fare tutto da solo fino a quando la palla non è andata in rete. Sì, beh, c'era Miccia sul secondo palo. Miccia, diciamo che Carioti. Carioti, mi scusi. Carioti sul secondo palo che volevo passargli la palla, ma poi hanno coperto bene la difesa, hanno pensato più a difendere lui che a difendere me. Di conseguenza poi l'ho saltato, ho tirato e ho insaccato la palla in rete. Bene, l'azione che ti ha portato al gol è stata veramente straordinaria e qualche istante dopo hai servito una palla al tuo compagno di squadra, quella lì sei stato un po' altruista. Sì, beh, in quell'occasione è il contrario, appunto perché la volta prima avevo superato, sono riuscito a recuperare palla, ho visto Contardi stavolta sul secondo palo libero e gliel'ho passato subito, non ci ho pensato due volte. Allora, Contardi, quest'anno non ti abbiamo visto molto in campo, però quando sei stato chiamato in causa, se non altro, hai ripagato la fiducia di chi te l'ha posta. No, di questo sono contento, è stata un'annata un po' sfortunata, sono stato fuori prima di Natale per un mese, dopo Natale per un altro mese e diciamo che quando sono stato chiamato in causa ho provato a dare quello che potevo dare, quando stavo più in forma e quando meno, sono contento. Ecco, Contardi, mettiamo un attimo in risalto proprio questa situazione, perché questa è un roster che tra l'altro era molto largo, era molto ampio, aveva diverse soluzioni, poi diverse situazioni che si sono venute a creare, l'abbiamo più volte detto nel corso della stagione con lo stesso mister Caporaletti. Voi avete dovuto un po' tirare di più, all'inizio avete un po' arrancato, trovavate spazio con molta difficoltà, poi alla fine invece, però lo ripetiamo, l'avete fatto il vostro e oggi ne è stata la dimostrazione. Assolutamente, assolutamente, siamo venuti da una prima parte di stagione in cui per ogni ruolo diciamo c'erano tre cambi, quindi quando si veniva chiamati in causa bisognava fare il proprio e poi a metà anno per diversi infortuni alla fine siamo rimasti un pochino con la rosa più corta, però ci stiamo impegnando, stiamo cercando di portare a termine quello che abbiamo cominciato da settembre e speriamo di arrivare più lontano possibile. Allora, intanto arrivano le urla giustamente del resto della squadra, dello spogliatoio. Adesso c'è una settimana di tempo, però in questa settimana di tempo va preparata soprattutto a un'altra sfida molto importante, perché voi per il fatto del piazzamento migliore ottenuto al termine della stagione regolare giocherete di nuovo in casa questo punto sabato prossimo. Non conosciamo ancora l'orario, oggi faceva molto caldo. Conoscete però intanto l'avversaria, che è il Cori Monti Lepini, che tra l'altro qui è una delle due squadre che vi ha praticamente letteralmente strappato i tre punti. Assolutamente, assolutamente, in campionato è stata una partita particolare, sono riusciti a fare punti dove pochi sono riusciti quest'anno, quindi loro merito e nostro demerito e speriamo di giocarcela meglio questa volta. E allora invece con la Santi chiudiamo, che cosa servirà non nella prossima partita? Durante questa settimana? Beh, allenarsi con costanza, soprattutto vedendo le temperature di oggi, bisogna dare il massimo e per dare il massimo bisogna correre, 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 quindi allenarsi bene e dare il massimo. Quindi bisogna allenarsi al 100%, non fermandosi mai, questo. Allora, mister Valente, amarezza sul volto per la sconfitta, un episodio brutto, quello che è successo, che cos'è, mister, che ti dà più fastidio? No, vabbè, l'episodio, io non sto qua per commentare certi episodi, sicuramente. E soprattutto un episodio brutto, che facciamo finta che sia colpa del caldo, ci può sta, mettiamoci una risata. È stata una bella gara, sicuramente giocata alla pari fino all'ultimo. Loro avevano più giocatori di movimento da mettere in campo e questo alla lunga, sotto questo caldo, ha fatto la differenza. Nel primo tempo veramente un'ottima prova e avete fatto delle buone giocate, ottime giocate soprattutto sul palleggio, sul fraseggio, siete andati anche con un'estrema disinvoltura al tiro. Poi nel secondo tempo c'è stato un calo di concentrazione, un paio di minuti che vi hanno fatto perdere la bussola. Abbiamo sofferto un po' la pressione loro, non riuscivamo a giocare più palla, a uscire,
loro sono bravi nel fraseggio corto davanti alla porta, il pivot loro è un giocatore d'esperienza e alla fine sono riusciti a, prima a pareggiarla e poi a portarsela a casa. Allora, mister, è giusto adesso fare un pronostico. Adesso tu sei fuori dalla competizione, figurerai nel ruolo di spettatore. Se dovessi pronosticare una squadra che può arrivare fino in fondo al campionato, le conosci tutte, le hai affrontate tutte, secondo te a chi andresti a dare il pronostico più positivo, diciamo? La finale per me è Sperlonga contro il Florida. Vedo lo Sperlonga un po' favorito con l'innesto dei due giocatori che sono scesi dal Fonti. Quindi sono le due squadre che, ricordiamo, sono arrivate a pari punti, anche se lo Sperlonga ha un vantaggio nelle reti. Alla fine la classifica del campionato sarà quella che porterà le due squadre finalistiche.